Aleluya. Amén. El libro de Números, gloria a Dios, le llamó la palabra gloriosa del Señor. Capítulo 3 del libro de Números, le llamó dos versetos. El versículo 3 y antes el versículo 12 y 13. Amén. Gloria a Dios. Libro de Números, capítulo 3, versículo 3. Amén. Y aunque le llamo el versículo 12 y 13. Gloria al nombre glorioso del Señor. Gloriamo el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice così la parola di Dio. Questi sono i nomi dei figli di Araone, unti sacerdoti che egli consacrò per servire come sacerdoti. Versetto 12. Ecco. Io ho preso i leviti dal mezzo dei figli di Israele al posto di ogni primogenito che apre il grembo materno fra i figli di Israele, perciò i leviti saranno miei, poiché ogni primogenito è mio. Nel giorno in cui colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io consacrai a me stesso tutti i primogeniti in Israele, tanto gli uomini quanto degli animali, essi saranno miei, io sono l'Eterno. Amen. Gloria a Dio. Sedetevi, fratelli miei. Gloria al nome santo del Signore. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Lodiamo il nome di Gesù. Benedetto il santo nome del Signore. Alleluia. Amen. Cosa vuol dire consacrazione? Quando si parla della consacrazione, alleluia, viene del verbo consacrare. Amen, consacrare. E consacrare è mettere, alleluia, da parte una cosa dell'altra. Amen. E questo consacrare, mettere da parte, alleluia, una cosa dall'altra. Gloria al nome di Gesù, alleluia. Amen. Fratelli miei, alleluia, Dio sempre dall'inizio della creazione, Dio sta cercando persone consacrate, persone che possano servirgli, persone che possano adorarli. Amén. Persone con chi e attraverso di che, alleluia, il Signore possa fare grandi meraviglie. E noi vediamo nella sua gloriosa parola come dall'inizio, alleluia, lui cerca le persone che possano essere utili alla sua grande opera. È così che Dio vide dal cielo un uomo chiamato Noè. Un uomo, alleluia, padre di famiglia. Questo stesso uomo era marito. Questo stesso uomo era un cittadino. Gloria a Dio, amén. Perciò nessuno può dire, alleluia, io sono un padre di tre figli,
Alleluia, e non ho tempo per servire Dio. Nessuno può dire io ho tanta responsabilità con lo Stato. Alleluia, e non posso servire Dio. Nessuno può dire, alleluia, ho una moglie e ho tanta responsabilità con mia moglie e non posso servire Dio. Noè era, come dicevo prima, era padre de familia, era un marito y era cittadino. Se noi leggiamo l'historia, alleluia, di questo uomo, lui era un bravo padre, era un bravo marito y era un bravo cittadino. Per questo, alleluia, lui trova grazia davanti all'Eterno. Amén. Questo vuol dire che si può essere bravi padri. Questo vuol dire che si può essere bravi mariti. Amén. Si ci sta vicino, stai vicino alla tua moglie, dagli un abbraccio e dile Dio ti benedica, ti amo. Che bello, no? Questo non è vergogna. Alleluia, sì. Che il marito si avvicini alla sua moglie e le dica ti amo. Amen. Anzi, questa è una grande benedizione. Gloria a Dio. Alleluia. Una seconda persona che noi vediamo nelle Sacre Scritture, un uomo chiamato Noè. Dove abitava Noè? Noè, scusate, Abramo, dove abitava? Abramo abitava nella terra di Ur dei Caldei, del Caldei. Se noi vediamo questa terra come era, questa terra era piena di idolatria. Era piena di peccato. La gente si alzava e bestemmiava Dio. Non c'era, alleluia, rispetto, gloria a Dio, per il suo prossimo. Amen. Non c'era rispetto per la sua gloriosa parola. Facevano, alleluia, i diversi idoli che loro li chiamavano il loro Dio. Però Abramo abitava, alleluia, lì, e lui, alleluia, riesce a trovare grazia davanti all'Eterno. Amen. Per che cosa? Abitando, alleluia, tra i peccatori, lui riuscì a piacere Dio. Per che cosa? Perché lui si allontanò dal male. Anche, alleluia, il suo intorno era pieno, pieno di cose malvagie. Il cuore di questo uomo Abramo era sano davanti alla gloriosa presenza dell'Eterno. Amen, alleluia. Insegnandoci che cosa? Che non importa, alleluia, dove una persona possa vivere, si può diventare un uomo fedele al Signore. Si può diventare una donna fedele al Signore. Gloria a Dio, alleluia. Amen. Perché la fedeltà della persona è quando uno riesce a riconoscere l'autorità del vero Dio. Amen.
Allora, alleluia, non posso culpare, alleluia, una nazione, dire, quella nazione è una nazione perduta e non si riesce a cercare di dire. No. Amen. Non posso, alleluia, dire il mio paese vuole, o l'altro paese così, e non si riesce a cercare Dio. No. Perché dovunque uno si trova, alleluia, può vivere una vita piacevole a Dio. Amen. E cosa fa, fratelli miei, il Signore quando ve, alleluia, uomini e donne che vivono una vita piacevole al Signore? Il Signore immediatamente li consacra per il suo servizio. Amen. L'apostolo Paolo, alleluia, dice: il Signore mi ha tenuto per fedele e mi ha chiamato per servire. Gloria a Dio. Gloria al nome glorioso di Gesù. Alleluia. Amén. ¿Per qué cosa la persona debe consacrarse al Signore? Una persona, fratelli miei, debe capire, alleluia, debe capire che apparteniamo a Dio. ¿Per qué cosa apparteniamo a Dio? Perché il Signore ci ha comprato a caro prezzo. Amen. Il Signore ci ha comprato a caro prezzo. Alleluia. Amen. Allora non possiamo dire ai nostri figli: tu non servi per niente. Non possiamo, alleluia, dire, amen, alleluia, ai nostri genitori: tu non servi per niente. Tra i bambini non si possono dire: tu non servi per niente. Alleluia. Perché ciascuno di noi siamo stati comprati a un caro prezzo. Gloria a Dio, alleluia. A un prezzo molto elevato. Che nessuno poteva pagarli. Gloria a Dio. Gloria a Dio, alleluia. E come nessuno poteva pagare il nostro stile di vita peccaminoso. Gloria a Dio, alleluia. Amen. Ci ha portato a un luogo oscuro, a un luogo tenebroso, dove la nostra condizione, alleluia, ci ha fatto diventare privi della gloria di Dio. Per questo quando noi leggiamo la parola nel libro di Giovanni, gloria a Dio, amén. El libro de Giovanni, el capítulo 3. La palabra del Señor te enseña así. Aleluya. Capítulo 3 del libro de Giovanni. Amén. Dal versetto 14 avanti. Cosa ci insegna la parola? Ecco, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui
no perezca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha amato tanto il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui no perisca, ma abbia che cosa? Ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto, alleluia, nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Amen. Alleluia. Allora la manifestazione di Dio, la manifestazione di Dio come uomo che ci insegna la parola, era con un proposito, affinché a questo uomo che era privo della gloria di Dio, a questa, alleluia, donna che era priva della gloria di Dio, possa il Signore separarli. Gloria a Dio. Possa il Signore metterli da parte, affinché la persona no perisca, ma abbia la vita eterna. Gloria al nome di Jesús. Aleluya. Dio tanto ha amado el mundo. Amén. Possiamo dire: Dio tanto ha amato me. Dio tanto ha amato, alleluia, alla mia generazione precedente e alle generazioni future. Gloria a Dio. Dio ha pensato te. Dio ha pensato me. Perché siamo la sua creazione. Amén. Gloria a Dio. Aleluya. Gloria al nome del Signore. Nel Vecchio Testamento, dove abbiamo letto, aleluya, dice la parola di Dio che ogni cosa appartiene a Dio. Perché io vedo nel versetto 13 del capitolo 3 del libro dei Numeri, poiché ogni cosa o ogni primogenito è mio, nel giorno in cui colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io consacrai a me stesso tutti i primogeniti in Israele, tanto degli uomini quanto degli animali. Essi saranno miei, io sono l'Eterno. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Allora ogni cosa appartiene all'Eterno. Amen. Il fratello che sta al tuo fianco appartiene all'Eterno. La persona che sta al tuo fianco appartiene all'Eterno. E egli si prende cura della nostra esistenza. Egli si prende cura della nostra vita. Che grande che è la sua misericordia. Gloria a Dio, alleluia. Che grande che è la sua misericordia. Che dice la parola del Signore, alleluia. Che la sua misericordia copre. Amén, copre tutta la terra, copre tutta la terra.
E la bontà del Signore sta per le persone buone e per le persone cattive. Gloria a Dio, alleluia. La misericordia di Dio si estesa per tutti. Tutti hanno questo grande privilegio. E noi possiamo vedere che come, alleluia, la sua misericordia, essendo grande, tutti hanno questo privilegio. L'aria è per tutti. Il sole per tutti, il caldo per tutti, il freddo per tutti, l'otoño per tutti, la primavera per tutti, l'inverno, alleluia, per tutti, l'estate per tutti, il cibo per tutti. Gloria a Dio, alleluia. Però gloria a Dio, alleluia. Però la sua misericordia non riescono a capire tutti. Perché? Perché l'uomo, alleluia, l'uomo vive o si abitua a vivere pensando, alleluia, che ha un diritto solamente di vivere. Oh, però quando in mezzo di questa misericordia l'uomo può riconoscere che la misericordia viene dall'Eterno. L'uomo, alleluia, può riconoscere che il sole viene dall'Eterno. In una mattina di sole alzerà le sue mani e dirà: Signore, ti ringrazio. Gloria a Dio, alleluia. Per questo il salmista Davide dice: i cieli raccontano la sua gloria e il firmamento annuncia le opere delle sue dita. Gloria a Dio, alleluia. Ogni cosa che noi vediamo è la creazione dell'Eterno. Pero in mezzo, alleluia, della sua misericordia, pure si manifesta la sua grazia. Cos'è la grazia? La grazia è un favore immeritato. È un favore immeritato. E quando noi vediamo nel libro dei Romani, perché questo favore immeritato? Se io non ho fatto nulla per piacere Dio, prima di conoscere Lui non ho fatto nulla per piacere Dio. Romani capitolo 6, el versetto 23. Dice la parola: perché il salario del peccato, che cosa è? Il salario del peccato è la morte. Potremmo trovare una persona che non ha mai peccato? Potremmo trovare una persona che non ha mai sbagliato nella sua vita? Sicuramente non troveremo in nessuna parte della terra una persona che non abbia mai sbagliato, una persona che non abbia mai peccato. Se usciamo, alleluia, per le strade e domandiamo alle persone: hai sbagliato qualche giorno nella tua vita? Ci diranno: no, solamente uno, o è sbagliato tanto. Allora il salario del peccato è la morte.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero c'è qualcosa importante en questo versetto. En la seconda parte del verso dice: ma il dono di Dio. Il dono di Dio è la vita eterna. Dove? In Cristo Gesù, nostro Signore. Per questo il dono di Dio non viene attraverso una religione. Il dono di Dio non viene in una cultura. Il dono di Dio, alleluia, non viene così. Il dono di Dio viene dall'alto. Il dono di Dio viene dall'alto. Alleluia. Per questo, alleluia, il Signore Gesù, nel capitolo 1 del libro di Marco, gloria al nome del Signore, che buona novella ci porta Gesù, che buona notizia ci porta Gesù. E vedo la parola che dice nel capitolo 1 del libro di Marco, il versetto 14, avanti. Ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio. Amen. Chi era Gesù? Per tante persone Gesù è solamente un profeta. Per altre persone Gesù è una seconda persona. Per altre Gesù è l'uomo, alleluia, importante mai esistito nell'universo. Però per noi la parola del Signore dice che Gesù è il Dio manifestato nella carne. Vediamo, metta per favore, alleluia, perché torniamo a questo libro di Marco. Però per vedere chi era Gesù, nel libro di Isaia, gloria a Dio, libro di Isaia capitolo 7, o anzi capitolo 9, capitolo 7, versetto 14, c'è la profezia intorno alla nascita del Messia, del Emanuele, del promesso. Versetto 14 dice: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e le porrà il nome Emanuele. Libro di Matteo capitolo 1, versetto 23, chi è l'Emanuele? ¿Será el grande uomo? ¿Será el grande profeta? ¿Será la segunda persona? Gloria a Dios.
Dice ecco, capitolo 1, versetto 23 di Matteo. Ecco, la Vergine sarà incinta e concepirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Gloria a Dio, alleluia. Amén. L'Emanuele, alleluia, è Dio con noi. Gloria al nome santo del Signore. ¿Y chi è questo Emanuele? Versetto 21 dello stesso libro di Matteo. Ed ella partorirà un figlio. E tu gli porrai il nome Gesù. Per che cosa? Perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Gloria al nome santo del Signore. E nel libro di Prima Timoteo, il capitolo 3, alleluia, il versetto 16. Amén. La parola del Signore ci insegna e senza alcun dubbio. Senza alcun dubbio, grande il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito e apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato accolto nella gloria. Amen. Allora, alleluia, Dio stesso si manifesta nella carne, senza alcun dubbio. Grande il mistero della pietà. Gloria al nome del Signore, alleluia. Amen. Allora questo Dio manifestato nella carne, quando Giovanni fu messo in prigione, torniamo al libro di Marco, alleluia, capitolo 1, versetto 14. Ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo, amen. E questo è il messaggio, alleluia, chi ascolta questo messaggio viene separato dal mondo. Per avere la vita eterna. Per avere la salvezza eterna. E dicendo, il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi. E credete all'Evangelo. Gloria al nome di Gesù. Gloria al nome di Gesù. Venga, no? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Vi ricordate che precedentemente ho detto che in questa terra non si può trovare una persona che non abbia mai sbagliato. Una persona che non abbia mai peccato. E il Signore, conoscendo appieno la nostra situazione, perché Egli ci conosce della A alla Z, non c'è, alleluia, dove una persona si possa nascondere della sua gloriosa presenza.
perché Egli è onnipresente. Non c'è, alleluia, una persona che dica: nessuno sa di me. C'è uno che sa ogni cosa, perché Egli è l'onnisciente. Gloria a Dio, alleluia. Amén. Allora dice: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Perché il Signore non dice: credete a una religione? Perché il Signore non dice: credete a una tradizione? Perché il Signore dice: credete all'Evangelo? Gloria a Dio, alleluia. Perché l'Evangelo è l'unico filtro. Perché l'Evangelo è l'unica via. Perché l'Evangelo è la unica verità. Saulo di Tarso non poteva cambiare la sua vita, il suo stile di vita. Però quando si trova davanti l'Evangelo di Cristo, Saulo di Tarso non solamente cambia lo stile di vita, ma Saulo di Tarso diventa il grande missionario che la porca, alleluia, che dopo dice la parola che non si chiama più Saulo di Tarso, ma si chiama l'apostolo Paolo. E lui, alleluia, riuscì a capire nel libro di Romani capitolo 1 il versetto 16. Gloria al nome di Gesù. Amén. Capítulo 1, versetto 16. Cosa dice l'apostolo Paolo? Infatti, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. Perché cosa? Perché questo è potenza di Dio per chiunque crede, ai giudei prima e pure ai greci, perché l'Evangelo di Cristo è potenza di Dio per tutti. Fratelli italiani, amici italiani, l'Evangelo di Dio è potenza di Dio per voi. Fratelli della Unione Europea, fratelli, alleluia, della Est Europea, Gesù Cristo è la potenza di Dio per tutti. In nessuna parte del mondo si può trovare la salvezza a parte dell'Evangelo. In nessuna parte del mondo si può trovare la vita eterna a parte dell'Evangelo di Cristo. Riconosco che possa avere in questo luogo una persona brava, un bravo lavoratore, un bravo cittadino, però bisogna
que la sua vita sia messa da parte per la mano dell'Eterno. Però bisogna, alleluia, che la sua vita possa essere messa da parte. Per l'Evangelo di Cristo. Continuando la lettura de Marco capítulo 1. El Señor Jesús no solamente lascia el comandamento o la provisión per l'uomo. De pentirsi. Ma il Signore, alleluia, dice la parola, camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano le rete in mare perché erano pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono. La provisione, alleluia, per l'uomo. Il Signore ci ha lasciato l'Evangelo. E dice: ravvedetevi. Però Dio inizia a cercare l'uomo. E il Signore dice nella sua parola che Dio non vuole che nessuno perisca. Dio non vuole che il fratello che sta al tuo fianco perisca. Che la sorella che sta al tuo fianco perisca. Che l'amico che sta al tuo fianco perisca. Che il figlio che sta al tuo fianco perisca. Che la moglie, la tua moglie che sta al tuo fianco perisca. Che il tuo marito perisca. Dio non vuole questo. Non volendo che nessuno perisca, ma che tutti abbiano la vita eterna. Allora, alleluia, il Signore inizia la ricerca dell'uomo e dice la sua parola: alleluia, non mi avete scelto voi, ma io ho scelto voi. Noi non siamo, non abbiamo la capacità per scegliere Dio. Perché la nostra forza non può raggiungere la salvezza. La nostra intelligenza non può raggiungere la salvezza. Dio ha scelto la nostra vita. Dio ha scelto te, Dio ha scelto me. Gloria a Dio. Come Dio sceglie Simone e Andrea, suo fratello. Dove erano loro? Nel mare. Nel suo proprio lavoro. Facendo, alleluia, ogni giorno quello che facevano. E il Signore, alleluia, scegliendo loro, gli disse: seguitemi. Alleluia. E loro capirono che quella voce, alleluia, non era una voce di una persona qualunque. Loro riescono a capire che quella voce entrò nel profondo del suo cuore.
Per questo Ebrei 4:12 veda lo che dice la parola di Dio. Libro degli Ebrei, el capítulo 4, el versetto 12. Cosa è la parola del Signore? La parola di Dio non è un'istorietta, come tanti credono. Non è una favola. Gloria a Dio. Versetto 12 del capitolo 4 del libro degli Ebrei. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, è più affilata di qualche spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima, dello spirito, delle giunture, delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e l'intenzione, alleluia, del cuore. E questa è la persona solamente, alleluia, potrà fare un vero ravvedimento quando ascolta la voce di Dio attraverso la sua gloriosa parola. Amen. Ci siete, fratelli? Alleluia. Solamente quando ascolta la gloriosa parola dell'Eterno, allora, alleluia, potrà fare un vero ravvedimento e potrà diventare un vero seguace di Gesù. Amen. Amen. Senza, alleluia, la persona ascoltare la parola di Dio, mai potrà raggiungere, mai potrà raggiungere la salvezza per la sua anima. Gloria a Dio, alleluia. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono. La salvezza, fratelli miei, è l'opportunità o la salvezza che viene da Dio. È l'opportunità che l'uomo devi prenderlo. È un'opportunità. Io ho visto qui in Italia diverse cose, no, che non si paga. E se dice un omaggio, la salvezza è un omaggio per l'essere umano. È un regalo, è un dono. Gloria a Dio, alleluia. È un dono che il Signore ha pensato per te e per me. Per che cosa? Perché ti ama. Perché ti ama. Perché l'amore di Dio è un amore eterno. Perché l'amore di Dio è un amore eterno. Un amore grande. Un amore sublime. Nessun essere celestiale si è stato manifestato. Nessun angelo, nessun arcangelo, nessun, alleluia, serafine, nessun cherubine.
Dio stesso, il creatore dell'universo. Il formatore dell'uomo. Colui, alleluia, che gli dà un soffio di vita. Alleluia, quando crea l'uomo. Gloria a Dio, alleluia. E gli fa diventare un essere vivente. Amen, alleluia. Colui che sostiene l'universo con la potenza della sua parola. Colui che guida a ogni planeta, alleluia, nella propria orbita. Colui, gloria a Dio, alleluia, che quando si alza una grande tempesta, lui comanda, alleluia, i venti che si detengano e i venti si ritengono. Si fermano per la potenza della sua parola. Ecco lui che in questa mattina ti ha portato te, ha portato me. Gloria a Dio, alleluia. E sta parlando con te propriamente. In prima persona con te, con me. Alleluia, gloria a Dio. Santo, il suo nome glorioso, alleluia. Non sta parlando al fratello che sta al mio fianco, al fratello che sta dietro davanti. Sta parlando, alleluia, in prima persona con me, con te. Egli vuole salvarti. Egli vuole salvarti. Io credo alla sua parola. Perché il Signore dice: dove sono due o tre riunite nel mio nome, ecco io ci sono. Credo, alleluia, che il Signore è qui in questa mattina, perché io posso sentire, alleluia, la libertà per predicare quest'unico messaggio di salvezza. E se tu, amico, che sei, alleluia, dietro il tuo computer, il tuo tablet, il tuo cellulare, ascoltando questo messaggio, la salvezza pure è anche per te. E dove ti trovi, non importa, puoi accettare Gesù. Puoi aprire la tua vita, il tuo cuore e dirle: Signore, non voglio, Dio, solamente una visita da te, ma ti offro il mio cuore per fare dimora. Ti offro il mio cuore, alleluia, affinché tu, Signore, alleluia, viva dentro me. Dio vuole consacrarti. Parlo con i fratelli. Il Signore vuole consacrarti per un servizio speciale. E parlo con tutti. Gloria a Dio. Il Signore vuole consacrarvi per la salvezza. Gloria a Dio.
Amén. Aleluya. Perciò, gloria al nombre del Señor. Aleluya. La consagración es per tutti en esta mattina. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, poderoso. Aleluya. Es per tutti en questi tempi. Tu che già hai ricevuto Gesù, Dio vuole consacrare la tua vita, perché vuole, alleluia, versare il suo Spirito Santo. Amore a Dio, alleluia, bendito sei il nome del Signore. Fratelli, gloria a Dio, alleluia, che avete consegnato il Signore. Il Signore, alleluia, vuole, alleluia, mettere il suo nome glorioso nella vostra vita. Amen, gloria a Dio. Attraverso il battesimo. Gloria a Dio, alleluia. Fratelli che già avete ricevuto lo Spirito Santo, vuole consacrarvi al Signore per un servizio speciale. Amici che ancora non avete ricevuto Gesù, il Signore vuole consacrarvi a Dio, per la salvezza. Gloria a Dio, alleluia. E finisco questa mattina dicendo, il Signore dice, ecco, alleluia, gloria a Dio. Io sono alla porta bussa. Gloria a Dio, alleluia. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta del suo proprio cuore, io entrerò da lui. Io, dice il Signore, cenerò con lui. Ed egli cenerà con me. Gloria a Dio, alleluia. Il Signore, alleluia, come stava passando, alleluia, per la Galilea. Il Signore sta passando in questo momento davanti a te. Alleluia, gloria a Dio. Come chiamò il Signore Simone, Andrea, seguite. Oggi il Signore ti chiama per il tuo proprio nome. Alleluia, gloria a Dio. E ti dice, seguite. E ti dice, seguite. Gloria a Dio, alleluia. Cosa farai davanti alla voce del tempo? Cosa farai davanti alla voce dell'Eterno? Alleluia. Rimarrai nel tuo peccato. Alleluia. Rimarrai nella tua tradizione. Rimarrai lontano dal Signore quando il Signore, alleluia, si avvicina propriamente a te. Quando si avvicina propriamente a te, amico, alleluia, amico, si avvicina propriamente a te. E in prima persona a te ti dice, seguimi, seguimi. Ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba.